40 associazioni di Foligno, a partire da Libera, di cui Don Ciotti è presidente, la Casa dei Popoli, l'Officina della Memoria, Emergency, Libertà e Giustizia, Lega Ambiente, Alternativamente, l'AMPI, l'Associazione Nazionale Ex Deportati, Young Jets, Dance City, Via Industrie, Zoe Teatro, Lemur Teatro, Laboratorio Città Aperta, Unitre, la Società dello Spettacolo, Attac, Felco Sumbria, il Muro di Botto, Sovversione Non Sospette, Black Sheep, gli ultra del Foligno Calcio, con il quale c'è uno storico gemellaggio con la città di Brindisi, Innamorati del Centro, Liberi di Essere, Antares, Chiaroscuro, Al Quadrivio, Arci Subasio, La Gazzetta di Foligno, la CGL Camera del Lavoro, Will, CISL, Concommercio, Confindustria, Confartigianato, il Partito Democratico, Sinistra e Libertà, il Partito Socialista Italiano, Rifondazione Comunista, il Popolo della Libertà, Impegno Civile, Rinnovamento e Cambiare Foligno. Queste associazioni sono vicine al popolo brindisino e le parole dette da Don Ciotti sono le parole di tutti, perché Foligno non lascia solo Brindisi. Grazie. Giusto, ci verranno poste in delle zone nastro nero in segno di lutto, perché oggi è una giornata di lutto, e ricordare in questo modo la povera ragazza che purtroppo ci ha lasciato questa mattina, perché fatti di violenza di questo tipo non avvengano più nella nostra città, nel nostro paese, non avvengano più in generale nel futuro dell'Italia. Grazie. Facciamo un minuto di silenzio in onore a questa ragazza.